Tra pochi giorni il ricordo dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, 12 agosto 1944, 560 vittime. Marco De Paolis, procuratore militare, ripercorre il processo celebratosi alla Spezia ad inizio anni 2000, dopo la scoperta del cosiddetto armadio della vergogna. Centinaia di fascicoli sulle stragi nazifasciste mai più aperti, dimenticati ma non sconosciuti. Beh, la difficoltà forse maggiore, al di là di quelle pratiche che non sono da poco, sicuramente è quella di fare qualcosa che non è compreso da tutti, il fatto di andare un pochino, se mi consentite, controcorrente, questa forse è la maggiore difficoltà. De Paolis parla nella prima serata a Lucca di Lontani così vicini festival sulla contemporaneità assieme allo storico dell'Università di Pisa Gianluca Fulvetti. Sappiamo ormai quello che è successo a Sant'Anna di Stazzema, chi sono stati i responsabili, non sappiamo i nomi perché dopo così tanti anni non li sappiamo, ma sappiamo che c'erano anche dei fascisti a guidarli, sappiamo perché nel dopoguerra non c'è stata giustizia, oggi conosciamo Sant'Anna di Stazzema per cui anche i sopravvissuti, i familiari delle vittime non si sentono più soli e quell'evento fa parte del nostro calendario civile. Resta però una ferita aperta, il tema dei risarcimenti da parte della Germania. Credo che il tema vada affrontato in una sede appropriata che non può essere, a mio parere, quella del limitata, ecco, del singolo ufficio giudiziario. È una problematica di carattere molto più generale che va affrontata, e se è esplosa in questi anni è perché non è stata affrontata nel modo giusto negli anni precedenti.